Il laboratorio In Action Lab è stata l'attività principale programmata dal progetto In Action, che mira ad analizzare le condizioni e i fattori abilitanti, la creazione e l'evoluzione della cosiddetta cittadinanza energetica. Il laboratorio si è articolato tramite un ciclo di 10 lezioni online serali, a cui hanno partecipato un totale di 30 esperti provenienti da diverse discipline, permettendoci di incrociare diversi approcci e nozioni sui temi dell'energia. Al termine di ogni lezione abbiamo posto agli esperti una domanda, ovvero: quali sono i fattori abilitanti la transizione energetica ed ecologica? Questi video sono una raccolta delle risposte ricevute. Il potere ce l'hanno le istituzioni, quindi vuoi o non vuoi, loro detengono appunto il potere di poter cambiare effettivamente le cose, diciamo, più velocemente rispetto al popolo. Però d'altra parte noi come persone, come individui, possiamo comunque fare la differenza piano piano. If that municipalities in particular should promote this energy process and give the framework, but even if they have to promote, I think that's it. They should give the correct framework that then and then give enough space for local stakeholder to so they may be able also to participate, to give ideas. Individuals can make the difference. Yes, they can, but if they have enough agency to do so. Municipalities could be enabling actors, not factors, but actors for sure, especially because the scale of municipality, it's, you know, between the scale of the state and the scale of citizens. So they have quite enough space and power to move things around.